Questo video illustra come realizzare un esperimento sul piano inclinato con sistemi online Pasco Science Workshop. Per realizzare l'esperimento avete bisogno di un'interfaccia 500 o superiore, un sensore di posizione ad ultrasuoni ed una serie di spessori tutti uguali per inclinare la rotaia. Noi abbiamo trovato molto pratiche le custodie dei CD. Potete utilizzare sia una rotaia meccanica che ad aria, per esempio la ME9429A Pasco. Scopo dell'esperimento è vedere come varia l'accelerazione subita dal carrello al variare dell'inclinazione del piano. Dato che il carrello può raggiungere una discreta velocità quando l'inclinazione è forte, predisponete una pallina di plastilina per ammortizzarne l'urto. In questo esperimento dobbiamo controllare due parametri, l'inclinazione della rotaia e l'accelerazione che il carrello subisce. L'inclinazione può essere controllata con un goniometro, per esempio il Pasco ME9495 fornito con le rotaie Pasco, oppure, in modo molto più preciso, per via trigonometrica. Vediamo come. Dato che tutto l'esperimento verrà effettuato con inclinazioni non esagerate della rotaia, possiamo assumere l'approssimazione dei piccoli angoli, cioè alfa uguale sen alfa. Cominciate allora a mettere tutti i vostri spessori, una decina di centimetri per circa un metro di rotaia, per esempio 10 custodie ACD, sotto la rotaia. Notate che qua abbiamo usato una posizione facilmente ripetibile, cioè la rotaia poggia sul bordo delle custodie con i suoi piedini di gomma. Leggiamo sul goniometro un certo valore, nel nostro caso 5,5 gradi, da cui possiamo dedurre che ciascun CD introduce un'inclinazione di 0,55 gradi. Questo procedimento è in teoria più preciso usando un numero intermedio tra 0 e il numero massimo di spessori che intendiamo usare, ma dato che gli angoli sono piccoli è più grave l'errore di lettura del goniometro, è quindi meglio fare la stima sullo spessore massimo. La determinazione dell'inclinazione col metodo trigonometrico è ovviamente più precisa, ma è applicabile solo se gli studenti già conoscono la trigonometria. Determinate la lunghezza del tratto di rotaia compreso tra il punto d'appoggio sul tavolo e il punto d'appoggio sugli spessori. È importante che questa lunghezza rimanga costante durante tutto l'esperimento. Se utilizzate una rotaia Pasco, potete utilizzare come riferimento i piedini in gomma fissi. Posizionate opportunamente il sonar in modo che possa vedere il carrello. Nel caso utilizziate una rotaia Pasco, è sufficiente incastrarlo in sede. Prima di cominciare l'esperimento potete trovare una posizione di inclinazione 0. Con inclinazione 0, nel caso utilizzate una rotaia meccanica, intendiamo un'inclinazione modestissima nel verso di moto del carrello, tale da compensare la forza di attrito. È facile trovare questa inclinazione agendo sulle viti di regolazione dell'inclinazione della rotaia in questo modo. Il carrello deve stare fermo, ma una volta mosso deve andare via praticamente a velocità costante. Collegate il sonar all'interfaccia inserendo lo spinotto giallo nel canale 1. Per predisporre il software, trascinate l'icona che rappresenta i sensori digitali sul canale digitale 1 dell'interfaccia. Dalla lista che compare scegliete sensore di moto, OK. Appare la finestra di taratura del sensore di moto. Alla voce distanza corrente leggete il valore che il sensore sente in quel momento. Muovendo il carrello lungo la rotaia potete accertarvi che lo segua correttamente lungo tutto il percorso. Date poi OK. Richiamate la finestra opzioni di campionamento mediante il pulsante orizzontale lungo e scegliete termina quando, trascorsi x secondi, 4 secondi, OK, OK.
Eccoci pronti per la prima raccolta. La rotaia è nella posizione di inclinazione 0, cioè il carrello sta fermo, ma se messo in moto mantiene una velocità praticamente costante. Come prima inclinazione scegliete per esempio due custodie di CD, un paio di centimetri su un metro di corsa del carrello. Posizionate lo spessore in maniera ripetibile sotto la rotaia. Posizionate il carrello per la partenza anch'esso in una posizione facile da ripetere, magari avvalendovi della scala centimetrata che si trova lungo la rotaia, e ricordando che ci devono essere almeno 15 cm tra il carrello e il sensore. Premete Alt R sulla tastiera per cominciare la raccolta e fate scendere il carrello. Andiamo a vedere i nostri risultati. Trascinate l'icona grafico su quella del sensore. Dalla lista che compare cliccate su Posizione e Velocità, Visualizza, ingrandite il grafico, col tasto Sigma, prima linea, primo tasto a sinistra, riservate una zona per le statistiche, e con il tasto Autoscala, riga superiore, tasto più a destra, scalate il grafico. Avete posizione e velocità. Scegliete dalle statistiche del grafico di velocità Fit matematico, lineare, e trascinate col mouse in modo da evidenziare la parte ad accelerazione costante. Un piccolo glitch come in questo punto è tipicamente dovuto a un granello di polvere o un'imperfezione sulla rotaia. Qua leggete direttamente l'accelerazione espressa in metri al secondo quadrato come coefficiente lineare della retta di regressione della velocità. Ripetiamo l'esperimento con una maggiore inclinazione. Poniamo altri due spessori, ora sono 4, sempre in una posizione ripetibile. Posizionate il carrello nella stessa posizione da cui siete partiti prima. Alt R sulla tastiera per cominciare a raccogliere e fate ascendere il carrello. Non importa se la rotaia si muove dopo. Basta autoscalare per vedere questi nuovi risultati, seconda raccolta in verde, e applicate il fit lineare sempre alla parte rettilinea della velocità. Si ottiene in questo caso un'accelerazione di 0,374 metri al secondo quadrato. Abbiamo effettuato altri esperimenti con 6, 8 e 10 spessori e raccolto i risultati in questo file Excel pianoinclinato.xls che si trova sullo stesso disco su cui trovate questo video. Vi è fornito anche il file Science Workshop Piano Inc. Come vedete, vi è buon accordo tra il valore di accelerazione teorica e quello misurato. L'errore medio è dell'1.1%. Si noti come l'approssimazione dell'angolo lineare è abbastanza buona per inclinazioni modeste della rotaia. Come istruttivo completamento di questo esperimento, vi suggeriamo di raccogliere dati anche utilizzando il carrello zavorrato. In questo caso il carrello Pasco con la sua massa supplementare arriva a 1 kg di massa invece del 0,5 kg originario. Si verifica come l'accelerazione sia molto simile a quella del carrello scarico. Potete provare anche a utilizzare un oggetto che non abbia un attrito basso, per esempio un modellino di automobile. Si vede come con un'inclinazione modesta la rotaia non parta neppure. E nel caso di un'inclinazione non modesta ha un'accelerazione nettamente inferiore al carrello a causa del maggior attrito. Il Science Workshop pianoinc.svs, incluso su questo stesso disco, trovate una raccolta relativa al carrello e una relativa all'automobilina con la stessa inclinazione, la massima, 10 spessori. Si vede che l'accelerazione dell'automobile è circa 2/3 quella del carrello. I suoi dati sono più sporchi, li vedete qui in blu, a causa della forma irregolare del posteriore della macchinina che rinvia i segnali al sonar. Giocherellando un po' con i dati è possibile ricavare addirittura il coefficiente di attrito tra la macchina e la rotaia, ma questo lo lasciamo a voi.
Per qualsiasi informazione o anche per una semplice curiosità, contattateci. I nostri servizi tecnici e commerciali sono a vostra disposizione.